Beh, ragazzi, parlare di un film come Climax, di quel genio, di quel grande maestro, di Gaspar Noé, non è assolutamente facile, perché questo regista argentino ci ha sempre abituato, noi spettatori, a grandissimi film. Ricordiamo che solamente nel 2015 il grande Gaspar Noé aveva creato nuovamente scalpore con quel capolavoro di film pornografico d'autore, Love, un film che ho amato alla follia, ma se pensiamo a Gaspar Noé, pensiamo ad altri titoli assolutamente fantastici come Enter the Void o Irreversible. Irreversibile è un film che tuttora mi crea sgomento solo a ripensarci, ma sono grandi opere, opere destinate non solo a scioccare lo spettatore, a turbare lo spettatore, ma anche ad incantarlo per comunque sceneggiature molto semplici ma girate, dirette nel migliore dei modi. La regia di Gaspar Noé è una regia che in ogni film fa comunque il suo dovere non al 100%, al 1100%, perché tutti i registi dovrebbero mettersi di fronte ai film di Noé e imparare, come tutti gli attori dovrebbero mettersi di fronte ai film di Noé ed imparare, perché Gaspar Noé è un regista che ci ha sempre deliziato con delle regie fuori dal normale, da quanto belle, ci ha sempre abituato a regie veramente fantastiche, ricche di piani sequenza. Insomma, il suo stile inconfondibile, il suo stile che strizza l'occhio a registi come Kubrick, beh, è veramente un piacere per l'occhio umano vedere un film di Gaspar Noé. Sì, i film di Gaspar Noé possono essere forti, crudi, duri, puri, però allo stesso tempo insegnano sempre qualcosa. Non sono mai film lasciati al caso e sono film che sbalordiscono lo spettatore. E in questo caso, questo climax, questa nuova opera, considerata da tanti controversa di Gaspar Noé, uscita nelle sale nel giugno del 2019, seppur sia un film girato nel 2017, beh, è un'ulteriore dimostrazione di quanto sia enorme, gigantesco questo regista. Climax, film vietato ai minori di 18 anni, arriva nelle nostre sale italiane in pochissime copie, in neanche 30 copie da quel che ho capito. È difficile trovarlo nelle sale. Io sono riuscito a vederlo. Sono riuscito a vederlo. Sarei dovuto andare al cinema dove vado sempre, a Luci di Bicocca, qua a Milano, però vi era solamente alle 11 la notte e ovviamente ragazzi, andare alle 11 la sera, sì, l'avrei fatto per Gaspar Noé, però non è una cosa proprio fattibile perché comunque poi il giorno dopo deve alzarsi presto, perché comunque anche deve andare a piedi al cinema. Io tipo ad esempio quando non ho la macchina, il cinema è a 2,5 km di distanza, nessun problema a fare quella tratta di giorno come faccio sempre, ma insomma di notte non sarebbe stata la stessa cosa. Ovviamente per Gaspar Noé l'avrei fatto, fino a che ho scoperto che poi in un altro bellissimo cinema di Milano, questa volta non in multisala, non in un multisala, bensì al Cinema Beltrade di Milano, l'avrebbero proiettato anche ad orari più consoni a tutti. Infatti, io sono andato a vedere questo film alle 13:40. Pensate voi, non ero mai stato a vedere un film in sala così presto alle 13:40, ma ho apprezzato tantissimo questo cinema che tra l'altro conoscevo perché, per chi non lo sapesse, io nella vita studio recitazione e i progetti accademici di fine anno con la mia accademia sono stati tutti proiettati al Cinema Beltrade. Quindi io c'ero stato 2 anni di fila a vedere i lavori dove avevo partecipato. Però sono rimasto molto soddisfatto quando ho scoperto che questo cinema è proprio strutturato per proiettare quei film più di nicchia, più d'essé, quelli più difficili da scovare, oppure quei film che se escono nelle sale escono solo ad orari improponibili, come ad esempio questo Climax. E allora sono andato a vederlo alle 13:40 e vi posso dire che mi sono trovato di fronte non solo ad un capolavoro assoluto di perfezione, perché questa volta si parla di capolavoro proprio per l'assoluta perfezione stilistica che questo film offre, ma per di più mi sono trovato di fronte anche ad uno dei film più belli che abbia mai visto in vita mia. Non sto esagerando, il film Climax è un film che mi ha fatto uscire dalla sala sconvolto, è un film che mi ha fatto provare ogni tipo di emozione, mi ha veramente non solo soddisfatto al 100%, ma mi ha scosso. Avevo ancora i brividi su quel marciapiede che stavo percorrendo per arrivare alla metro quando il film è finito fuori dal cinema, e tuttora che mi sto, diciamo, confrontando con voi
che mi state ascoltando, per quanto riguarda questo film, provo dentro quel senso di quasi malessere, perché è un film che vuole nuovamente scioccare, è un film che vuole nuovamente, come posso dire, stordire lo spettatore, ma con una motivazione sensata dietro. Non è un film che vuole scioccare senza senso, è un film che può turbare, ma turba andando a parlare di temi importanti. Niente è mai lasciato al caso. Questa volta Gaspar Noè fa ancora un passo avanti nella ricerca di una regia perfetta, fa ancora un passo avanti dimostrandoci che la regia è fondamentale nei film e anche quando la storia è semplicissima, se hai una regia buona puoi veramente creare il più grande capolavoro di sempre. Io dico sempre che la sceneggiatura è fondamentale in un film, ma è anche vero che la sceneggiatura senza regia non regge e questo Gaspar Noè ce lo dimostra benissimo perché pensate, io mi sono informato un po' su internet, la sceneggiatura di questo climax corrisponde rispondeva sì e no a 5 pagine di copione, cioè era una sceneggiatura veramente misera, ma è il succo quello che conta, no? Non è la quantità che conta, ma la qualità. E infatti Gaspar Noè in 1 ora e mezzo porta sul nostro schermo italiano questa storia semplicissima ma d'effetto, efficace, che turba, che distrugge lo spettatore, l'animo dello spettatore, che lo porta in un mondo quasi onirico, in un mondo dove non si sa quel che è vero, quel che non è vero, in un mondo dove veramente niente è come sembra e dove le risposte non ci vengono date perché è giusto che noi facciamo i conti con ciò che vediamo sul grande schermo. Insomma, è un'opera meravigliosa. Io non mi vergogno a dire che per me è il capolavoro della filmografia, ora come ora, di Gaspar Noè. È il mio film preferito, è un capolavoro assolutamente. Si è già, diciamo, preso una posizione fra i miei film preferiti in assoluto. È veramente l'opera che più mi ha, diciamo, sì, scandalizzato, ma anche folgorato in sala. Se voi mi doveste chiedere qual è l'opera che in sala ti ha più l'esperienza, per meglio dire, in sala migliore, sicuramente Climax fa parte di una delle esperienze più belle che abbia mai provato in sala. Climax non è solo il titolo del film, ma è anche quello che ho provato io, perché la mia emozione dentro ha avuto un climax, no? Si è evoluta sempre di più fino ad arrivare all'apice in cui sono uscito dalla sala quasi stordito in senso positivo, quasi davvero non in grado di avere la mente lucida perché questo film è come se mi avesse come se mi avesse diciamo buttato giù come un treno in corsa, io è come se mi fossi messo su un binario e il film Climax, sinonimo di treno, mi fosse venuto incontro, distruggendomi per un attimo, però invece di morire, diciamo che sono caduto in una piscina piena d'acqua. E mi devo riprendere. Questo è quello che voglio dirvi, che può sembrare che il film faccia del male, ma invece alla fine ti provoca dei colpi che in realtà sono sinonimi di cose belle, perché alla fine è un film che ti insegna, indipendentemente dalla trama, come si fa un film, ti insegna cosa significhi essere registi con la A maiuscola, ti insegna cosa significhi essere attori con la A maiuscola, perché io davvero quando guardavo questo film, io che studio recitazione da 7 anni, che voglio fare questo mestiere, mi sentivo una nullità in confronto agli attori che vedevo sul grande schermo e pensare che a parte Sofia Butella, che è un'attrice professionista, che interpreta Selva, sono tutti gli altri attori più di 20 attori emergenti, in realtà ballerini, quindi fanno il grande salto sul grande schermo. Ennesima dimostrazione che sì, è importantissimo studiare, sono importantissime le scuole, ma se non si ha il talento, si può fare tutte le scuole del mondo di recitazione, però il talento serve. E questi giovani, futuri, mi auguro, attori professionisti, ce l'hanno dimostrato, perché, ripeto, questo film mi ha veramente trafitto, questo film mi ha trafitto, ma con una freccia, d'amore verso il cinema. Non ho assolutamente sofferto, perché ogni sofferenza, anche visiva, perché, ripeto, il film di Gaspar
sparano esso, sono fatti per scioccare, per turbare, ogni sofferenza si è catapultata, si è trasformata in una lode, perché questo film mi ha fatto capire ancora di più perché amo il cinema, mi ha fatto capire ancora di più perché io voglia fare con tutto me stesso questo mestiere e soprattutto mi ha veramente, come posso dire, sbalordito, ma positivamente. Io guardavo questo film come se stessi vedendo il paradiso, forse l'inferno. Non lo so, però comunque anche vedere l'inferno deve avere il suo fascino, sempre se lo puoi vedere dall'esterno e non entrarci dentro. Diciamo che Gaspar Noé in questo film ti mostra l'inferno, ti mostra quello che all'inizio può essere il paradiso e poi ti mostra l'inferno, però non ti ci porta dentro, o perlomeno ti ci catapulta ma dall'esterno, quindi te sai che magari soffrirai a vedere certe cose, ma te non verrai toccato, te sei salvo, no? Perché c'è uno schermo che ci protegge. Quindi io ho vissuto un'esperienza sì dolorosa, ma per gli altri, non per me. Io posso aver provato quel dolore di rimbalzo, ma poi da fuori ho detto: cazzo, ho visto un qualcosa di meraviglioso, di stupefacente, ho visto qualcosa dove altri hanno sofferto, ma dove io ho goduto. Sono egoista, può darsi, ma sono egoista nei confronti di un grande e potente cinema che Gaspar Noé, questo regista argentino, nuovamente porta, lancia, ci lancia a noi giovani amanti del cinema, un film che meriterebbe molto di più. È assurdo pensare che film di questo tipo sia difficoltoso vederli nei multisala, perché nei multisala devono uscire tanti film, come giusto che sia, mega ultra commerciali, e questi più di nicchia, questi più piccoli, questi invece non devono uscire, perché? E qui si aprirebbe un dibattito enorme. I primi a cui possiamo dar la colpa siamo noi, perché in quanti come me sono andati a vedersi questo film in un cinema de sé, in quanti magari nei multisala sono andati a vederselo, in quei pochi in cui sono usciti, in cui veramente questo film è uscito, perché tipo in Toscana ad esempio non è uscito, in quanti sono andati a vederlo all'11 la notte? Sicuramente in pochi, però magari all'11 Aladdin è stato visto da tutti, ed è un bene, ragazzi. Però io dico sempre, giustissimo rispettare ogni tipo di cinema, ogni genere, andare a vedere qualsiasi film come faccio io, ma non mettete da parte certe cose. L'arte rispettatela dalla A alla E, non andate solo a vedervi certi film. Poi ragazzi, ripeto, fate un po' come vi pare, però poi è inutile che vi lamentiate che questi film magari siano difficoltosi da trovare e così via, perché in primis la colpa è nostra, perché io mi metto nei panni anche dei cinema che dicano: è meglio mettere in una sala in una sala in più Aladdin e Avengers, o meglio metterci Climax? È ovvio che la risposta è scontata, perché Avengers e Aladdin portano un successo garantito, mentre Climax no. E di chi è la colpa? Nostra. Quindi ragazzi, non puntate il dito, ce lo insegna anche Climax, è facile puntare il dito verso gli altri, uno dei tanti temi di cui parla Climax, ma pensiamo anche a come ci comportiamo noi nei confronti del cinema. Io questo film ho avuto la fortuna di vederlo al Cinema Beltrade, che consiglio a tutti, di Milano, dove ovviamente tornerò, e pensate che l'ho visto in originale, in francese, sottotitolato in italiano, perché il cinema proietta solo film in lingua originale. È stata una soddisfazione enorme, perché io amo i doppiatori italiani, amo il doppiaggio italiano, ma vedere un film proprio col suo vero parlato è un qualcosa di stupefacente, perché possiamo vedere gli attori veramente recitare al 100% e non accontentarsi solo di una fantastica comunicazione non verbale e di un ottimo doppiaggio italiano. Quindi è stata un'esperienza sensazionale, una delle esperienze più belle, emotive, che abbia mai vissuto in sala. Ho provato qualsiasi tipo di emozione e ho goduto veramente guardando questo film forte, crudo, puro, psichedelico, onirico, surreale, che parla della danza. La danza è la protagonista di questo film. Il film si svolge a metà degli anni 90. Un gruppo di più di 20 ballerini sono intervistati a inizio film. Questi ballerini sono i protagonisti del film, che in questo collegio, in questo casolare abbandonato in mezzo ad una foresta innevata,
lontano da tutti e da tutto, si stanno esercitando per, diciamo, andare poi negli Stati Uniti d'America. Sono stati scelti per fare questo grosso tour negli Stati Uniti d'America e quindi si sono riuniti in questo casolare per fare le ultime prove prima di trasferirsi negli Stati Uniti d'America. Il giorno successivo sarebbero stati trasportati, no? Portati negli Stati Uniti, e quindi vediamo questi nostri ballerini felici che stanno mettendo in scena le ultime prove con tutto il sudore e la fatica possibile, ma anche con tanta felicità, pronti a partire il giorno dopo verso il successo, verso gli Stati Uniti d'America. Il film inizia con un'intervista, i nostri ballerini vengono intervistati: cosa pensi del paradiso e dell'inferno? Le domande sono strane, le domande sono ambigue: mai provato la cocaina, mai provato la droga? Insomma, le domande sono un po' ambigue. Perché certe cose vengono chieste? Cosa saresti disposto a fare per la danza, viene chiesto. Vedendo il film, poi possiamo fare 2 più 2. Chi è che intervista? Perché certe cose vengono chieste? E poi cosa succederà? Perché sì, il film ovviamente spiazza subito per la sua regia fantastica, per l'ordine cronologico delle sequenze che viene mostrato da Gaspar Noé, che non è mai quello che noi ci si aspetta. Ci ha abituato con Irreversibile, con Enter the Void. È stato un po' più classico in Love, ma sappiamo bene che Gaspar Noé ci sorprende sempre. Quindi, senza fare troppi spoiler, perché ne parlerò nella parte dedicata ad essi, anche qua rimaniamo subito stupefatti e vediamo questo gruppo di ballerini che dopo questa intervista inizierà a ballare, sequenze meravigliose. La canzone di Super Nature di Cerrone è un qualcosa di sbalorditivo, l'ho già riascoltata tornando indietro in metro qua a casa, l'ho già riascoltata, ma poi ascoltiamo anche Born to Be Alive, insomma, i Daft Punk. È un film dove la musica ha una importanza totale, un film dove la danza ha un'importanza totale, e quel che più, diciamo, mi ha colpito di questo film è proprio la messa in scena di questa storia, assolutamente semplice, perché la storia parla di questi ballerini che stanno ballando, stanno facendo le ultime prove, ballerini di razza, di culture differenti. Abbiamo persone come possiamo trovare qualsiasi giorno in giro: abbiamo degli omosessuali, abbiamo dei ragazzi che hanno voglia di fare sesso continuamente, abbiamo dei ragazzi drogati, insomma, abbiamo dei ragazzi per benissimo, abbiamo delle donne con un figlio, ci sono, insomma, dei bambini, insomma, un gruppo di persone, fratelli, amanti, insomma, un gruppo di ballerini uniti che si ritroveranno a ballare, e dopo aver fatto l'ultima prova della serata, intorno a questo tavolino, no? Cosparso di buone cose da mangiare e questa bella ciotola di sangria, inizieranno a bere questa sangria, fino a che poco dopo scopriranno che la sangria è stata drogata. Però non siamo in The Hateful Eight, qua non c'è lo stufato, qua c'è una sangria. Chi ha avvelenato la sangria con magari una droga potente? Chi? Ve lo dico? No, non ve lo dico. Lo so, forse non lo so, non vi voglio dire niente, però i ragazzi che tutti noi abbiamo conosciuto e abbiamo visto ballare in quella sequenza iniziale da paura, cominceranno a perdere i sensi, cominceranno a trasformarsi in animali, in bestie assetate di cosa? Di sesso? Di violenza? Di cosa? Non ve lo dico. Vediamo però l'essere umano che va a sciogliersi. In questo film gli esseri umani sono come dei gelati messi al sole. È come se all'inizio del film fossero in un frigorifero fresco e poi fossero tirati fuori e messi al sole. Vediamo un gelato che si scioglie, vediamo l'essere umano che si scioglie, lasciando veramente intravedere l'istinto più bestiale, più animalesco, che magari si cela dentro ognuno di loro. Il film mostra proprio questo: fin dove può spingersi l'essere umano. Ma soprattutto, ricolleghiamoci alla domanda iniziale: sei disposto a far tutto per la danza? Cosa sei disposto a fare? Tutto? Bene, il film ce lo mostra. Perché succede tutto questo? Non ve lo dico. Forse l'ho capito io in un modo, ma qualcun altro lo può aver capito in altro modo. È un film che non vuole far sì che tutti abbiano lo stesso parere al riguardo. È un film che vuole che ognuno la veda come preferisce, ed è un film che saprà turbare, è un film che saprà ovviamente sconvolgere, ed è un film perfetto dalla A alla Z. La regia è monumentale, pazzesca, i piani sequenza abbondano. Io non avevo mai visto un qualcosa di questo genere. Gaspar
Arnaud è sempre stato un grande, sperimentò in modo estremo la soggettiva in Enter the Void, in Love sapete benissimo cosa ha fatto, ha sperimentato la pornografia in un modo totalmente diverso da quella che tutti noi conosciamo nel cinema di tutti i giorni. Gaspar Noè è un grande che sperimentalizza, che va avanti e se ne frega delle critiche, è un provocatore. Io vorrei vedere prima o poi un film di Gaspar Noè e Lars von Trier insieme. Ve lo immaginate un film diretto da loro due con una sceneggiatura di Pascal Augier? Il che verrebbe fuori? Non lo so, però nei miei sogni più reconditi questo mio desiderio spero possa essere esaudito. Comunque, a parte questo, c'è la perfezione in tutti, in ogni inquadratura si vede Kubrick, si vede Shining in questo film, i corridoi di questo casolare, dove si trova, è tutto ambiguo, è tutto misto fra è tutto, diciamo, lasciato andare in un periodo temporale molto molto, diciamo, difficile da contestualizzare, però i corridoi con queste luci al neon verdi, rosse, buie, i corridoi ricordano l'Overlook Hotel. Però Kubrick non è l'unico ad essere omaggiato, si omaggia Dario Argento e il suo Suspiria. Forse Suspiria lo vediamo anche in una videocassetta ai lati di questo televisore dove inizialmente vengono intervistati i nostri ragazzi, ma Suspiria è un esempio. Forse si omaggia anche Zombie di George A. Romero, e poi le similitudini con Suspiria sono altre, il balletto, la danza, la musica. Questo potrebbe essere anche un prequel di Suspiria, perché ho la mia idea, ve la dirò nella parte spoiler, ed è perfetto specialmente in un periodo in cui è uscito l'altro film meraviglioso di Guadagnino, omaggio a Suspiria di Dario Argento, dove si possono trovare dei legami, la perfezione nell'estetica del balletto, delle inquadrature, le forme che si muovono, le geometrie di questa regia pazzesca, fuori dal normale. Ripeto, questo film non è per tutti, è un film che da tanti non verrà capito. Se uno va al cinema considerando solamente la sceneggiatura, che già è semplice ma totalmente d'effetto, senza stare ad osservare la regia, è come veramente se andasse con una troia senza trombare, scusami per il paragone bruttissimo che ho detto, però no, non voglio parlare di questi paragoni brutti. Veramente non capire questo film è come non capire Quando ti amo una donna, è come avere il mare vicino ma dire non faccio il bagno anche se hai caldo perché ho mangiato e devo aspettare 3 ore, come diceva sempre il mio amico Vaccaro. Meno male cambiando ha smesso con questa cosa, che cavallo è il Vaccaro. Insomma, sto divagando anch'io, però è un film che va capito, è un film che va recepito, è un film che sicuramente io, quando riguarderò per la milionesima volta, quando uscirà in Blu-ray, dirò porca miseria, questa cosa non l'avevo notata, perché è un film che sì, io già definisco capolavoro, ma che potrà esserlo al 100% rivedendolo ancora, perché non è un film che vuole darti tutte le risposte, perché non è un film che vuole essere subito non vuole essere compreso questo film subito, è un film che come la miglior poesia devi leggere, rileggere, entrarci dentro e capire al 100%, e poi magari la mia idea sul film sarà diversa da quella di altre centinaia di persone. Quindi che bellezza, è un cinema che amo, un film che dovrebbe essere sostenuto, amato, vietato ai minori di 18 anni, ok, giustamente, però anche qua già è difficile che il film esca. Se poi si vieta ai 18 anni, già una fetta di pubblico si taglia, ma da una parte meglio così, perché se andasse il 14enne a vedere questo film, il 14enne che considera belli film orrendi come La Llorona, Le Lacrime del Male, come Crucifixion, come L'Esorcismo di Anna Grace, allora bene che sia vietata ai 18 anni, perché sentirlo dare film come La Llorona, pur rispettando i gusti di tutti, e sentirmi distruggere un film come Climax, mi farebbe veramente far diventare triste anche questo scheletro che dice Happy, verrebbe scritto proprio tristezza al posto che Happy anche sulla mia maglia. Quindi meno male, da una parte ha i suoi pro e i suoi contro anche questa cosa, però ripeto, il cast assolutamente da annoverare, da lodare. Sofia Boutella, ve la ricordate, era la mummia del film che in tanti hanno distrutto ma che a me non dispiacque, del Dark Universe mai andata avanti. E poi abbiamo altri aspiranti attori che io voglio leggervi: Romain Guller, Mick David, Soelia Yacoub, Lou, Claude Gajon Maud, spero di aver pronunciato bene i nomi di questi attori, Emmanuel, Kid Ismail, Daddy, Giselle Palmer, Gazelle, Taylor Castle, Taylor, insomma, hanno tenuto anche i nomi veri.
nella maggior parte dei casi, però questo è un film francese e fiero di esserlo, viene scritto all'inizio, film francese e fiero di esserlo, quindi che dirvi, io l'ho amato alla follia, non vedo l'ora ora nella parte spoiler di divagare nel mio pensiero più nello specifico, è un film che saprà stupirvi, è un film che dovrete vedere, rivedere e rivedere perché sicuramente la prima visione vi dirà una cosa, la seconda ve ne dirà un'altra e poi magari alla trentesima lo capirete totalmente o forse alla 42esima vi accorgerete di non averlo capito e quindi vi serviranno altre 63 visioni per dire l'ho capito, forse no, ma perché è questo il bello del cinema, perché un film va visto, rivisto, rivisto e rivisto, non si può pensare che l'inferno di Dante si legga una volta e si capisca, va letto, riletto e ci deve far compagnia tutta la vita. È ovvio che io questo lo posso dire solo agli amanti del cinema, conosco persone che non rivedrebbero mai un film, io questo climax lo voglio rivedere davvero fino a che non mi sarà uscito da buchi del naso, il climax che provo per quest'opera monumentale, magistrale, un capolavoro assoluto, uno dei miei film preferiti che già è subito entrato in corsa, pum, lì insieme a 2001 Odissea nello spazio, insomma Arancia Meccanica, un film totale, poi si parla di Kubrick, che questo è kubrickiano al 100%, gli omaggi sono tanti, il casolare non è l'Overlook Hotel, però potrebbe anche ricordarlo, a un certo punto vi è una grande nevicata in Shining, vi ricordate l'Overlook Hotel sommerso dalla neve, questo film mostra la neve sin dall'inizio, poi il fuori non lo vediamo mai, o perlomeno lo vediamo all'inizio, lo vediamo forse alla fine, lo vediamo in un momento dopo una mezz'oretta che il film è iniziato, però tutto sommato è importante vedere quel che si cela dentro questo casolare, perché è importante vedere come questi personaggi si rapportano all'interno di questo casolare, come comunicano fra di loro. Insomma ragazzi, un film che è anche una grande critica alla società, perché? Perché noi in Italia siamo, ma poi anche nel mondo, quando vi è un problema siamo sempre pronti a puntare il dito verso gli altri, è colpa degli stranieri, è colpa di quelli, è colpa di quegli altri, è colpa di quello, di Pinco Pallino, anche qua, chi ha avvelenato la sangria, è colpa sua, no, è colpa sua, anzi è colpa sua, è facile dare la colpa agli altri, all'inizio sembra che tutti si vada d'amore e d'accordo, no, proprio come nel mondo nostro, nella nostra terra, in Italia sembra che tutti si vada d'amore e d'accordo, sì sì tu hai ragione, poi quando succede un problema e si fa subito presto a dare la colpa a uno a quell'altro, nel film uguale, all'inizio sembra che il gruppo se sia unito e poi subito quando c'è un problema invece di unirsi in egual catena e sconfiggere come la ginestra di Leopardi o perlomeno morire di fronte all'eruzione del vulcano come ci insegna Leopardi nella ginestra, siamo subito pronti a accoltellarsi a vicenda e a farsi del male. Quindi ragazzi, che dirvi, volevo vedere se trovavo i titoli esatti delle canzoni di questo film, la più importante ve l'ho detta, va bene, purtroppo no, ora se no starei qui troppo a cercare su internet, però è un film che fa riflettere, è un film che sicuramente deve essere visto, rivisto e rivisto, io ho avuto l'onore di vederlo in lingua originale, è stato pazzesco, lo vedrò molto volentieri, anche doppiato in italiano, e detto questo che dirvi, facciamo i complimenti a Pascal Meyer per le musiche, facciamo i complimenti a Denis Bedlov per il montaggio, gli effetti speciali di Rodolphe Chabrier, di Meg Guffline, insomma sceneggiatura di Gaspar Noé, regia di Gaspar Noé, mi doveste dire un genere, questo è un film in primis drammatico perché c'è un dramma, perché c'è una cosa che veramente, perché il film racconta una storia che è veramente drammatica, tra l'altro viene scritto ispirato a fatti realmente accaduti negli anni 90, non so quanto non so quel che sia accaduto nella storia, nella vita vera, non ho trovato al riguardo informazioni, però questo è quello che ci dice Gaspar Noé, e ricordiamoci che qua Gaspar Noé è anche lo sceneggiatore ovviamente, e niente, lo giudicherei più che altro un film horror, è un film horror vero e proprio, molto spesso la gente pensa che per essere considerato horror un film debba andare a sfociare nel paranormale, assolutamente no, può essere horror anche Il traditore di Bellocchio, a me ha spaventato da morire Il traditore di Bellocchio, ogni persona può trovar paura in qualsiasi cosa, io a volte ho paura anche vedendo un telegiornale, in questo film si prova la paura vera perché è una paura nei confronti dell'ignoto, perché te non sai chi ha avvelenato quella sangria, te non sai cosa sta accadendo ai ragazzi, te non sai la fine che faranno, te non sai più quel che succederà, e si prova paura, e non è quella paura del cazzo, della iurona brutta o della fame nel mondo che ti arriva, che il tappa, fanculo, iurona di merda, insomma,
La Llorona, bruttissimo film, mamma mia, se penso che il regista della Llorona ora andrà a dirigere The Conjuring 3, io auguro il meglio a questo regista perché non mi ha soddisfatto con La Llorona, scusate se divago, ma spero che possa andare meglio con The Conjuring 3. Ovviamente rispetto tutti coloro che hanno apprezzato La Llorona, però perdonatemi se ogni tanto mi scotenno dal nervoso perché questo è l'horror vero, perché è impossibile leggere horror accanto alla Llorona quando invece è un film di horror non ha niente e veder considerato questo film un film magari brutto e non dell'orrore. Qui si prova l'orrore puro, un orrore che possiamo trovare in 2001 Odissea nello spazio sul finale, perché quello è più horror di tutti i film horror usciti ultimamente. Insomma, vabbè, detto questo, ragazzi, la citazione a Kubrick non è mai banale perché Gaspar Noé si rifà a Kubrick in ogni inquadratura e alla perfezione stilistica di Kubrick. Gaspar Noé è uno dei migliori registi degli ultimi tempi. Che dirvi? Ora passo alla parte spoiler. Fatemi sapere la vostra. Se non l'avete visto, fiondatevi in sala. So che in tanti posti non è uscito. La Toscana, ad esempio, si è vista privata di questo film. Io mi auguro che voi che mi seguiate lo possiate andare a vedere al cinema. Amici del Nord, andatelo a vedere, lo potrete trovare o a Luci di Bicocca, sicuramente in italiano, oppure, anzi, in italiano, oppure Cinema Beltrade di Milano. Controllate su internet ogni giorno, dalla mattina alla sera, manda in onda film e sicuramente vi sarà ancora Climax. Quindi andatela a vedere, o Climax, come lo volete chiamare, a me non mi importa. Io so solo che è un grandissimo film, un capolavoro assoluto, quindi andatelo a vedere. E se ri non riuscirete a vederlo in sala, mi raccomando, recuperatelo in un video, no allo streaming illegale. Andate a comprare questo film, andate nei negozi, compratelo, ordinatelo, vedetelo 3342 volte e poi venite a farmi sapere la vostra. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi invito a non continuare con la visione perché ve l'andreste a rovinare se non avete visto il film, quindi vedetevi il film e poi continuate a vedere questa mia parte spoiler. Lasciate un like al video se vi è piaciuto, ditemi la vostra, io vi mando un grande bacio e ora passo alla parte spoiler. Ecco ragazzi, bene, passiamo alla parte spoiler. Questo film ci dimostra la follia di Gaspar Noé sin dall'inizio, perché, come già ci aveva fatto vedere altre volte, anche questo film inizia dalla fine. Non è come Irreversibile che il film va in ordine cronologicamente inverso. Però anche qua abbiamo dei piani sequenze della Madonna, piani sequenza della Madonna come in Irreversibile. Qui il film parte dal finale, vediamo Lou, una delle protagoniste di questo film, una ragazza che in questo film ha un ruolo molto importante. Lou è questa ragazzina, o questa ragazza che scopre di essere incinta, se non sbaglio è proprio lei, fatemi vedere il nome dell'attrice. Papparapappa. Ok, Lou è proprio lei, ho letto il nome dell'attrice perché sono tanti personaggi, quindi non volevo sbagliarmi. Vediamo subito Lou che cerca di andare via, da dove, da che posto, perché sta strisciando nella neve. E poi appaiono i titoli di coda. E ovviamente Gaspar Noé ci sorprende sempre. Appaiono i titoli di coda all'inizio del film, perché sì, questo film mostra la fine all'inizio e l'inizio alla fine, è un qualcosa di geniale. E poi Gaspar Noé ci riporta indietro con un guizzo registico a volo d'uccello, come viene chiamato da tutti, verso l'alto, che già avevamo amato in Enter the Void, che già avevamo amato in Irreversibile. E quindi il film inizia con Supernature. Prima c'è l'intervista, ovviamente, l'intervista a questi ballerini in questa televisione con questo mobiletto dove viene poggiata la televisione e accanto una sfilza di libri sulla sinistra, una sfilza di film in VHS sulla destra. Siamo negli anni 90, c'è Suspiria, c'è Zombie, Fassbinder, insomma, si rammentano tantissimi grandi autori, Romero, citazioni a gogo e non sono mai casuali le citazioni. Intervista a questi giovani ballerini, cosa sareste disposto a fare? Tutto viene detto. Dov'è l'inferno? Dietro, e forse ci aveva visto bene quel ragazzo. Cosa pensi dell'inferno? Cosa pensi del paradiso? Si parla in queste interviste di cose molto anche non inerenti alla danza. Perché vengono fatte certe domande? Ma forse perché saranno proprio coloro che hanno fatto questa intervista ad aver drogato la sangria? Noi non lo sappiamo, perché il film non ci dà una risposta, ma è giusto che non ci dia una risposta, perché il film non ci vuol far capire, non deve essere un giallo il film, chi è l'assassino sull'Oriente Express. Il film prende un pretesto come l'avvelenare la sangria. Il pretesto è l'avvelenare la sangria, ma è un pretesto per farci capire mille altre cose, perché questo film parla di bullismo, perché questo film parla di razzismo, perché questo film parla di incesti tra fratello e sorella, perché questo film parla di aborto, perché questo film parla di violenze. Quindi il pretesto è l'avvelenare la sangria, ma poi
Il resto è tutt'altro. Se una persona va in sala e dice cazzo, è un film brutto perché non hanno detto chi ha avvelenato la sangria, non ci ha capito nulla del film, perché intanto tra le righe lo potrebbe aver rivelato, perché a me non mi toglie nessuno l'idea che siano stati gli intervistatori. Non abbiamo la certezza di chi siano gli intervistatori. Potrebbero essere, ad esempio, come si chiamava? Selva e Daddy, il DJ e la coreografa, perché magari vogliono vedere fino a che punto sono pronti a spingersi i ballerini, sono davvero pronti ad andare negli Stati Uniti a ballare, sono davvero pronti, però mi sembrerebbe un po' strano perché alla fine anche loro poi vengono avvelenati, si avvelenano a vicenda, si avvelenano già sapendo di aver avvelenato la sangria, mi sembrerebbe un po' strano. Quindi secondo me è ancora qualcun altro che sta facendo quelle domande. Poi potrei sbagliarmi, il film l'ho visto una volta sola, ragazzi, potrebbero essere stati anche loro due, anzi è una tesi molto accreditata, però fino a che non lo rivedo. Cercate di capirmi, ho visto il film un'ora fa, a caldo o a freddo, vi sto facendo la recensione, quindi potrebbero essere stati loro, ho ancora qualche idea vaga al riguardo, però secondo me no, secondo me sono stati altri, forse proprio coloro che hanno scritturato questi ragazzi negli Stati Uniti. Volete venire negli Stati Uniti a ballare? Dimostrateci quello che siete capaci di fare, forse solo quelli che riusciranno a salvarsi potranno venire a ballare negli Stati Uniti d'America. Potrebbe essere un prequel bellissimo di Suspiria, magari no? Nella scuola di danza di Suspiria. Potremmo vedere noi tutti quei personaggi che si sono salvati in Climax. Pensate che se si fosse ambientati in un altro periodo e non si fosse ambientato poi negli Stati Uniti d'America, questo tour di Climax sarebbe stato bellissimo come prequel di Suspiria. Solo i ragazzi che sono disposti a far di tutto per la danza riusciranno ad andare poi sotto le grinfie di Mater Suspiriorum e così via. Cioè, ragazzi, vi rendete conto? Potrebbe essere molto figa come idea. Mi è venuto in mente che potrebbe essere un prequel pazzesco di Suspiria. Comunque, ce le vedrei bene le tre madri che hanno architettato tutto questo marchingegno, però qua sto divagando le mie follie da amante del cinema. Chi ha avvelenato la sangria? Secondo me coloro che stanno intervistando perché vogliono vedere davvero fino a dove si possono spingere questi ragazzi. E quindi se il film poi si apre con questo piano sequenza di più di 20 minuti in cui c'è questa sequenza meravigliosa con Supernature di Cerrone, bellissima, questa sequenza, questo balletto meraviglioso, come si muovono le mani in questa specie di ballo quasi la Tectonic, mi ricordava, in cui si lascia andare tutta la sensualità, la forza, l'espressività, l'espressione non verbale dei protagonisti. Non servono dialoghi, serve la musica, serve il corpo che si muove, un corpo che può comunicare più di una voce, di una parola. Insomma, che bellezza! Io già lì avevo i brividi. E poi queste riprese tutte in piano sequenza che poi si spostano dall'alto, perché prima vediamo questa ripresa, no? Questa cinepresa che volta intorno a questi ballerini sensuali bellissimi, e poi vediamo questa telecamera che poi nel balletto successivo si sposta dall'alto all'alto e riprende un po' tutto, no? E poi se il primo film è una sorta di presentazione perché vengono presentati i personaggi dopo questa coreografia meravigliosa, cominciano a bere la sangria e quindi cominciamo a vedere poi in varie clip, sempre in piano sequenza, i ragazzi che parlano, e quindi conosciamo tutti i personaggi. Conosciamo ad esempio la coreografa Sveva, che qua è interpretata da Sofia Boutella, che ha avuto una storia di sesso con David, questo ragazzo che si è veramente fatto tutta la scuola di danza, è stato con chiunque, si pensa che abbia un herpes, che sia malato, che abbia malattie sessualmente trasmissibili, è stato veramente con tutti. Manca poco che va anche con ragazzo, con un uomo, quindi è veramente un puttaniere di prima categoria, se le è fatte tutte. E poi ad esempio abbiamo Lu che poi scopriremo essere incinta. Lei non ha bevuto quella sera, che sia stata lei ad avvelenare. No, inizialmente viene accusato Omar, che tra l'altro è, diciamo, ha un intrallazzo amoroso con Gazelle, la sorella di Taylor, e se non sbaglio Omar è proprio quello che viene buttato fuori, perché inizialmente viene dato la colpa a lui perché non aveva bevuto. Mi pare sia Omar, scusatemi se ho sbagliato i nomi, però ragazzi, l'ho visto poco tempo fa, il film qua, ho segnato dei nomi sul computer, mi sono scritto delle cose, però magari mi sono sbagliato. Gazella ha una relazione con Omar da 9 mesi. Il fratello Taylor è molto geloso della sorella, ha paura che possa andare incontro ad una relazione dove magari
l'amore non regnerebbe e così via. Insomma, vediamo un fratello protettivo, conosciamo i protagonisti, conosciamo anche il figlio di una delle ballerine, Tito, che ovviamente ha pochi anni. Anche la ballerina dice: sono stata scopata ad un muro e ho fatto del peggior errore della mia vita, la cosa più bella del mondo, insomma. A questo piccolo bambino, insomma, le cose degenerano. Già iniziano a degenerare quando ascoltiamo i dialoghi, specialmente dei due ragazzi di colore che cominciano a parlare di sesso esplicito, no? E anche quelli sono i classici discorsi che possiamo sentire nei bagni di qualsiasi palestra, nei camerini di qualsiasi palestra, negli spogliatoi di qualsiasi palestra. Questi cominciano a parlare di sesso spinto, anale, quello che farebbero alle ragazze. In che modo lo farebbero? C'è un linguaggio molto esplicito, molto sessualmente esplicito, ed è giusto che sia così perché è una critica sempre alla società dove di questi discorsi se ne sentono a bizzeffe. All'inizio, comunque, sembra che nonostante io mi farei quella, nonostante sì, ok, tutti sono uniti, poi alla fine, come la sangria comincia a fare effetto, tutto si trasforma in una storia psichedelica, allucinogena, però questa volta Gaspar Noè, al posto di, come in Enter the Void, far vedere allo spettatore quello che vede nella mente il drogato di turno. Qua ci mostra le azioni, non il riflesso dell'immaginazione fasulla del drogato, ma le azioni vere e proprie. Qua vediamo persone che cominciano a ballare senza più rendersi conto di niente, vediamo persone che cominciano ad usare violenza, vediamo proprio il gelato che si squaglia, l'essere umano che viene spogliato da qualsiasi guscio protettivo, no? Come un carciofo, vediamo una profonda analisi della psiche umana, fino a dove può arrivare l'essere umano, una discesa negli inferi dell'essere umano, ovviamente contornata tutta questa cosa da una colonna sonora meravigliosa, da una fotografia meravigliosa, da questi colori rossi, verdi, da questi corridoi stretti. Seguiamo i nostri protagonisti in piani sequenza che veramente mi hanno lasciato senza parole, ragazzi, perché se non fosse bastato il piano sequenza del ballo, più tutti i dialoghi che già durava una ventina di minuti, il piano sequenza successivo ne dura quasi 45, quasi 50 minuti di piano sequenza. Allora, ragazzi, ma vi rendete conto la bravura di questo regista? Ma vi rendete conto? Cazzo, non è che è un piano sequenza fisso dove in stile Hunger, che è un film bellissimo di Steve McQueen, ma comunque era un piano sequenza fisso, macchina sul cavalletto e due attori che parlano. Lì era una grande difficoltà per gli attori, qua è una grande difficoltà per il regista e gli attori. Cazzo, ragazzi, 45 minuti di piano sequenza, ma vi rendete conto la bravura, la bellezza? Cioè, come si fa a non lodare un film così? Come si fa a non giudicare perfetto? C'è un'estetica pazzesca. Ma poi, cazzo, io che nella vita faccio questo, che voglio fare l'attore, che studio da 7 anni, mi mettevo nei panni di quegli attori e dicevo: ma com'è possibile? Ogni attore dovrebbe dire: Aladdin lo vedo domani, poi che lo vada a vedere Aladdin. Io amo tutto il cinema, è giusto vederlo tutto, ma dire: cazzo, ora mi guardo 2 o 3 volte Climax, perché voglio imparare, cazzo. Come si fa, Dio santo? Ogni regista dovrebbe mettersi lì e dire: ok, impariamo, impariamo, perché da questo film si può solo che imparare, indipendentemente dai gusti. Non si può assolutamente dire che questo film non sia un grande insegnamento di cinema, sia per quanto riguarda la recitazione che l'aspetto tecnico della regia e così via. È tutto perfetto. Ragazzi, in questo film si muovono i personaggi da una stanza all'altra, in questo film succedono cose di tutti i tipi, incominciano ad esserci cose sempre più selvagge, sempre più folli, sempre più forti. Cioè, io potrei farvi degli esempi, ma questo film, ad esempio, tratta dell'aborto. Ad esempio, subito la critica verso la società, una società che è sempre pronta a puntare il dito verso il prossimo. Mai nessuno si prende la propria responsabilità, mai nessuno dice: cazzo, ho sbagliato io nella nostra società, mai nessuno dice: ok, ci saranno dei problemi nella nostra terra, ma uniamoci insieme e combattiamoli. No, è più facile puntare il dito verso gli altri. Anche qua non è che tra amici si uniscono e cercano di calmarsi, di trovare una soluzione. No, è più facile puntare il dito verso gli altri, quindi uno viene buttato fuori in mezzo alla tormenta e questo cazzo muore congelato fuori. Un'altra, siccome non beve, viene presa a botte, viene presa a botte. Lou viene presa a botte dall'altra ballerina pelata di colore. Questa comunica a Selva di essere incinta e quando arriva l'altra ballerina gli dà una ginocchiata nella pancia, gli dà una ginocchiata nella pancia e un calcio nella pancia. Questa comincia a stare male, chiede aiuto e poi tutta la gente, invece di dire: cazzo, ma cosa hai fatto? Comincia a dire: ucciditi, ucciditi, fallo. Si parla del bullismo, tutti contro una persona. Questa ragazza incinta, che poverina, non ha bevuto
tenuto perché era incinta, su una scala che si sta difendendo con un coltello, si capisce che non farebbe mai del male neanche ad una mosca, ha paura, pure ucciditi, fallo, fallo, si parla di bullismo, si parla di tutti contro uno, è una critica sfrenata alla nostra società del cavolo. E alla fine lei, presa dallo sconforto, comincia ad accoltellarsi, è fortissima quella scena, e a tirarsi colpi, cazzotti nella pancia, fino ad abortire, fino ad avere le mani scoperte di sangue. Quella scena lì è tremenda. Si parlava già di aborto in Enter the Void, ricordate, in quella scena tremenda? Qua nuovamente, ragazzi, porca di quella miseria. Cioè, una critica assolutamente totale, feroce alla nostra società. Il film poi continua, gli elementi in comune, l'incesto. Se questo film all'inizio poteva anche far capire che tutti erano amici, no? Tutti siamo amici, cioè si parla di valori importanti come l'amicizia, si parla di valori importanti come l'amore. Ogni tanto, prima di sentire i dialoghi anche dei due di colore, si parla di amore, il fratello e la sorella, e la sorella che dice: io sto con 9 mesi con Omar, perché devi essere geloso? A te piace farti fare pompini, insomma, come te li fai fare te? Nel senso, fa capire quella frase lì quanto siano diretti in questo film, espliciti. Però ogni cosa che inizialmente sembrava potesse esserci, alla fine viene distrutta, perché nella seconda parte di questo film non c'è più amore che tenga, non c'è più amicizia, non c'è niente, tutti diventano delle bestie, degli animali, pronti a uccidersi l'un l'altro, pronto a mettersi lì a combattere, si sfocia nella violenza più totale. Vediamo il fratello di Gazelle, Taylor, che, siccome vede la sua sorella amoreggiare con David, lo va a picchiare, lo vuole addirittura circoncidere, gli fa una svastica sulla testa. Insomma, si va a finire proprio nell'abisso dell'essere umano, e viene mostrato l'essere umano per l'animale che è in realtà, per l'istinto animale che ha dentro. E quindi il film parla anche proprio, cioè la critica sociale è pazzesca in questo film, come fate a non vederla? E poi vediamo che quell'amore che sembrava avere Taylor nei confronti di Gazelle va a sfociare in un abuso. Va a sfociare in un incesto, perché alla fine il fratello si tromba la sorella. Cioè, questo film prende i valori inizialmente, o perlomeno ti finge di mostrarteli il film, e poi li distrugge. Non c'è più amore che tenga, non c'è più fratellanza, non c'è più amicizia. Ci sono scene di sesso, ci sono scene di violenza, persone che prendono fuoco, persone che si drogano. Insomma, qua vediamo veramente l'istinto animale dell'essere umano. Ma quanto è forte anche la scena in cui la ragazza è lì che sniffa. Gli viene data una spinta dall'altra che voleva la droga e prende fuoco la testa e corre via. Mamma mia, è tremenda. E tutte queste cose che vi sto raccontando sono state fatte in un unico piano sequenza, porca miseria, ma vi rendete conto? Il film è stato girato in 14 giorni. Io mi immagino che in questi 14 giorni abbiano ripetuto a non finire queste scene, ma vi rendete conto la bravura, imparare a memoria ogni mossa? Poi certo, il regista, ho letto, ha dato molta possibilità di improvvisare agli attori, perché altrimenti come sarebbe stato possibile? Ma qua capiamo la bravura proprio degli attori di improvvisare, perché a parte le coreografie che erano già scritte da studiare, quelle dei balletti, poi tutto è stato quasi improvvisato al 100%. Qua veramente vi è una bravura innata da parte di tutti. E poi questo film, ripeto, critica cose importanti come il bullismo, la violenza, l'aborto, l'abuso tra fratello e sorella, l'incesto. Cioè, quanto è facile puntare il dito verso gli altri, no? Prima si dà la colpa a uno, poi si dà la colpa ad un altro. E poi vediamo anche questo povero bambino Tito che viene nascosto dalla madre e che poi trova la morte. Vedo delle cose che si muovono qua, che quella scena lì è tremenda. Mamma mia, ragazzi. E se voi vi lamentate che non viene detto esplicitamente chi ha avvelenato la sangria, vuol dire che del film non avete capito niente, perché la sangria avvelenata è un pretesto per parlare di mille altri temi importanti. Poi ogni persona può decidere quel che vuole sul fatto di chi abbia avvelenato la sangria. Per me, ripeto, è stata avvelenata da coloro che hanno organizzato questo tour per vedere veramente chi era in grado di farlo. Saranno persone folli, saranno persone fuori di testa, non ci è dato saperlo, ma questa è una mia idea che mi intriga ancora di più, quindi bene, secondo me, che non ce l'abbiano detto, perché, ripeto, era solo un pretesto per parlarci di tanti altre cose importanti. E poi il film
Si conclude sempre con dei piani sequenza incredibili dove anche la cinepresa si capovolge. È come se anche la macchina da presa avesse subito gli effetti della droga e quindi si capovolge. Quindi vediamo questa immagine con questa fotografia rossa, scura, nera, buia, e la telecamera che volteggia, vediamo scene di sesso e alla fine non riusciamo più a distinguere i personaggi perché alla fine, come ci insegna il nostro Signore, tutti siamo uguali, cioè non c'è più differenza tra quello di colore, quello bianco e così via. Il finale ce lo dimostra. Perché in dei momenti tutti erano così selvaggiamente animali che non li distinguevi più, cioè io dovevo mettermi lì, aspetta, chi è quella lì che si sta facendo pipare? Non me ne rendevo più conto, dovevo stare lì perché alla fine tutti siamo uguali e quindi questo, il finale è proprio il calcio in culo a tutti i razzisti, a tutte le persone che sono pronte lì a puntare il dito, è colpa sua, è colpa sua, è colpa sua, quando invece magari la colpa non era di nessuno, ma di qualcuno che noi non conosciamo e che piuttosto di andare a scoprire, andare a ricercare, preferiamo dar la colpa a quello che abbiamo più vicino perché ci fa comodo. Poi tutti si può sbagliare nella vita, non è che quello più vicino a noi non sbaglia mai, però quante volte abbiamo sbagliato noi? Ma a parte questo, il film proprio ha una sua meraviglia stilistica anche nel finale, dove la telecamera si capovolge e non è più fluida e comprensibile come all'inizio. Gaspar Noé ci porta, ci trasporta in questo mondo tenendoci all'esterno, fino ad arrivare ad un finale che mostra l'inizio, perché dopo che sono arrivati il giorno dopo, questi personaggi, dopo la strage, a tirar fuori le persone rimaste in vita, alcune sono morte. Vediamo alcune persone morte, vediamo ad esempio la madre di Tito che si è tagliata le vene e l'immorta, vediamo l'altra ragazza che aveva preso fuoco sotto il lavandino ad asciugarsi, vediamo Lou a bagnarsi, scusate, vediamo Lou morta nella neve come all'inizio. E una volta visto ciò, vediamo anche le persone invece rimaste in vita. Ora ovviamente non ricordo i nomi di tutti, però altre sono rimaste in vita e forse sono proprio coloro che saranno pronte poi a fare questo tour negli Stati Uniti d'America. Vi rendete conto, ragazzi? Quindi sono stati messi alla prova da chi? Questa è la vera paura, non lo sapremo mai. Cioè, ragazzi, dovete capire il genere di film che state vedendo, altrimenti vi vedete Mardero, Cucci da passi di danza. Vi ricordate quel bel film di Lucio Fulci dove una scuola di danza doveva ovviamente preparare le coreografie per il nuovo spettacolo? E via via ogni ragazza veniva uccisa da un serial killer. Lì è ovvio, era un film giallo, ci dovevano spiegare perché venissero uccise le ragazze e chi le avesse uccise. Qua invece il film non è un giallo che si basa sul chi ha avvelenato la sangria, altrimenti il film si sarebbe chiamato Chi ha avvelenato la sangria? No, cioè ragazzi, qua quello è un pretesto per parlare di tanti temi importanti che sono più attuali che mai. Quindi grande Gaspar Noè che disorienta lo spettatore, ma orientandolo al 100%, scusate il controsenso, che veramente destabilizza, ma destabilizza in un modo sublime, poetico. Ti fa avere mille idee al riguardo e tuttora che il film è finito io ho ancora in mente quelle luci psichedeliche, quei corridoi che ricordano l'Overlook Hotel, quel paesaggio innevato in forno, stavo per dire, intorno a questo casolare, ma che sia un casolare maledetto, ma chi lo sa cosa è successo lì, lo dicano anche nel film, secondo me qua hanno fatto delle cose, una setta, un sabba, per questo per me sarebbe un prequel pazzesco di Suspiria, ma se questo film potesse essere un film, un prequel di Suspiria, ma quanto sarebbe bello, porca miseria! Ovviamente sarebbe una cosa fighissima se poi scoprissimo che le nostre persone rimaste in vita poi si trovassero poi di fronte alla madre di Suspiria, sarebbe una cosa bellissima se si trovasse di fronte a Elena Marcos, se le nostre persone rimaste in vita si trovassero di fronte a Elena Marcos di Suspiria, ma quanto sarebbe bello, potrebbe essere un prequel pazzesco, ovviamente Suspiria è un film degli anni 70 e dovrebbe essere svolto un po' prima per far sì che potesse essere un prequel, però nella mia mente, cioè, è nata questa storia che non ha né capo né coda, ma che nei miei sogni invece sarebbe fighissima. Trovate registiche pazzesche di Gaspar Noè, nuovamente mettere i titoli di coda all'inizio del film e poi dopo una sequenza di un balletto mettere nuovamente i nomi, no? Del gruppo, dei ballerini, i nomi del cast a metà film, che il film sembra nuovamente finito con Gaspar Noè con queste immagini luminose al neon. Un film ansiogeno, un film perfetto, un film che dura un'ora e mezza e non annoia mai, un film che
andrebbe lodato al 100%, sempre, sempre, sempre un film che mostra la crudeltà dell'essere umano, veramente l'essere umano dice di essere in un modo, ma poi è molto peggiore, e questo film rappresenta una critica sociale pazzesca, è un film politico bellissimo, non è un horror buttato lì, è un horror con una critica politica, sociale, che dovrebbe far riflettere tutti. Ovvio che chi guarda questo film in modo superficiale preferirà La Llorona, perché tanto La Llorona, no, è una critica sociale ai mostri che escano dall'armadio e ti fanno bau la notte, quindi è ovvio che è più potente quello. Ovviamente scherzo, però ragazzi, che dirvi, l'ho amata alla follia, non vedo l'ora di rivederlo. Sto divagando perché ho paura di stoppare la recensione e di essermi dimenticato di dire qualcosa. Spero assolutamente di aver detto tutto quello che volevo dire. Bellissimo poi il fatto che dopo che vengono ritrovati i corpi delle persone in vita e quelle morte, il film poi finisca con l'inizio e quindi vediamo le persone che quel tal giorno si svegliano e sono pronte a iniziare la giornata con una delle protagoniste, una delle due ragazze lesbiche, che poi nel film avrà anche una scena di sesso con Sveva, si dà il collirio nell'occhio e poi anche noi vediamo sfocare l'immagine, come un po' è sfocata la vita futura di questi ragazzi che si sono salvati in questo edificio abbandonato in mezzo ai boschi. Cosa sarà di loro? Forse davvero hanno fatto un patto con qualcosa di più grande di loro, che sia un qualcosa di soprannaturale, chi lo sa, forse no, forse sì, ma forse no, ragazzi, che sia davvero una delle tre madri di Suspiria ad aver fatto tutto ciò, chi lo sa. Però ragazzi, a parte gli scherzi, è un film che non ha bisogno di spiegazioni, è un film che non ha bisogno di esplicitare chi ha avvelenato la sangria, il perché siano state fatte certe cose, ma è un film che ha il dovere di far riflettere, come faceva Romero, che viene citato in questo film perché anche quelli non erano semplici film di zombie, ma erano film dove la politica aveva un senso. Come faceva Fulci, come faceva Kubrick, insomma, Gaspar Noè, che è un grande, lo sa. E quindi capiamo anche la meravigliosa strada della morte, come viene scritta alla fine una frase del genere. E niente. Chissà veramente nella storia vera cos'è accaduto, se qualcuno sa qualche informazione in più che me la dica, che io la leggerò volentieri. Io vi abbraccio, vi saluto, vi mando un bacio. Mi raccomando, ditemi la vostra. Climax di Gaspar Noè, un film che dimostra nuovamente quanto Gaspar Noè sia un grande regista, un grande cineasta, un film da cui tutti dovremmo imparare, un film folle, pazzesco, meraviglioso, un capolavoro che rivedrò assolutamente perché sicuramente a rivederlo lo capirò ancora meglio, però la recensione la faccio ora, quindi intanto vi dico quello che ho provato, un film che omaggia altro cinema, da Argento a Kubrick, a Fulci, ma anche Tarantino ci butto perché a me mi ha ricordato un po' l'Emporio di Minni. Di quel capolavoro di The Hateful Eight. Detto questo, ragazzi, vi saluto e viva questo cinema che dovrebbe sempre essere sostenuto. Un film che dovrebbe veramente essere visto e che deve far parte della storia del cinema da ora a sempre. Davvero, ragazzi, e ricordatevi che è solo grazie a noi se certi film in futuro potranno avere una distribuzione più ampia e così via. Perché se film come questo, come La Casa di Jack e così via, fate sì che non guadagni neanche 300.000 euro, beh, che volete fare? È ovvio che poi i cinema preferiscano proiettare altre pellicole. Detto questo, vi saluto, viva Climax di Gaspar Noè, un capolavoro assoluto di perfezione e un complimento a tutte le protagoniste di questo film, in primis a Sofia Boutella, che oltre ad essere una bellissima attrice è brava, senza nulla togliere al resto del cast, veramente eccezionale, mai visti prima d'ora, 45 minuti di piani sequenza, più di 20 minuti all'inizio e coreografie così belle, canzoni dai Daft Punk, a Born to Be Alive, Supernatural di Cerrone, insomma, un capolavoro di estrema poesia, profondità, critica sociale feroce verso la società dei giorni nostri e così via, ragazzi, un qualcosa di perfetto. Ciao!